Abbiamo qui sul palco della RAI direttamente Marco Civoli. Beh, insomma, fa piacere dopo più di un anno sentire ancora, parlare ancora di quel trionfo che è stato, che rimane storico per il nostro calcio in un contesto poi all'epoca che, come sapete, era particolare, però ecco che se ne parli ancora, giustamente, insomma, mi fa molto piacere. Anche per esempio la cinematografia americana spesso e volentieri nel passato, ma non solo nel passato, anche nel presente, riesce ad abbinare storie che riguardano lo sport alle storie poi della vita di tutti i giorni. Perché poi il cinema sì, è anche finzione, ma poi è anche realtà, insomma, è quello che insomma noi viviamo e che viene fatto conoscere poi a più gente possibile. Quindi una formula che per esempio a me è sempre piaciuta, quindi questa testimonianza che questo tipo di serata, che mi pare si ripete ormai da quasi 30 anni, continua ad avere il giusto successo, il giusto riconoscimento. Vigile. Nome e cognome, siamo a posto? Sì, Arrigo. Il grandissimo Arrigo Sacchi! I premi danno sempre emozioni. Dico una cosa ovvia dicendo meglio i premi che le pernacchie, no? No, i premi danno sempre emozione, e questo è anche un premio importante, quindi ne dà ancora di più in una città che ho frequentato poco, devo dire che mi ammaglia con la sua storia, con la sua gentilezza, quindi ho piacere di essere qua. Sì, è un connubio virtuoso, sempre che in Italia ci si decida che cosa deve essere il calcio. Finora non abbiamo ancora deciso, per noi non è né uno sport né nemmeno uno spettacolo, invece io credo che debba essere uno sport spettacolo. Passiamo ad un grande radiocronista, io chiamo sul palco un collega stimatissimo, Riccardo Cucchi. Sono ovviamente molto contento per me, ma credo che sia un riconoscimento che mi piace in qualche modo dedicare alla radio. La radio molto spesso è considerata nel grande panorama dell'informazione dei media forse la parente povera, non è così, sono assolutamente convinto del contrario, che proprio in tempi moderni di nuove tecnologie il mezzo radiofonico abbia una capacità di penetrazione addirittura sorprendente, una vitalità che a volte anche a noi sorprende, e quindi sono contento che questo premio sia stato consegnato a me, ma vorrei poi veramente che fosse dedicato completamente al lavoro della nostra radio, Radio 1 in particolare, ma delle radio in genere. È un elemento davvero molto importante per la crescita di questo paese. In fondo cos'è tutto il calcio, cos'è la radio? Non è altro che una serie di finestre che si aprono sulla realtà proponendoti segmenti di vita che entrano nelle case, che entrano nelle automobili di chi viaggia. È il modo più semplice per avere un contatto diretto con la realtà e per avere informazioni in tempo reale. Ripeto, credo che in questi tempi, nei nostri tempi, che sono in qualche modo resi difficoltosi dalla necessità di muoverci, non abbiamo possibilità di fermarci. Ecco, la radio ci fa compagnia, ci segue, ci accompagna, non soltanto per intrattenerci, ma anche per darci informazioni, darci notizie e naturalmente soprattutto raccontarci lo sport. Mi piace dire che Radio 1 in particolare, la rete leader da questo punto di vista, ne abbiamo veramente tutto lo sport, minuto per minuto, e non soltanto tutto il calcio. Da questo punto di vista, malgrado la concorrenza spietata naturalmente della televisione, noi riusciamo a sopravvivere, ma direi di più di sopravvivere, noi riusciamo a fare molto molto meglio a volte anche della televisione, permettetemelo. Mi fa piacere ricordare che ho avuto la fortuna di raccontare un mondiale dopo esperienze di due grandissimi miti della radio, Nicolò Carosio ed Enrico Meri, quindi sono davvero molto fortunato di essere in qualche modo immediatamente inserito in questo straordinario questa straordinaria scia storica, no? Che appartiene poi alla nostra storia, di tutti noi al di là della radio. Sì, è stato un momento straordinariamente importante che credo abbia aperto in termini sportivi un paio di anni davvero felici, perché noi abbiamo cominciato a festeggiare Lippi con la sua vittoria mondiale, in questi giorni, in queste ore stiamo festeggiando in Milan campione del mondo, siamo tutti contenti che Capello sia andato dalla Reina d'Inghilterra, tre tecnici italiani che dimostrano come il nostro calcio è un calcio molto apprezzato, è un calcio che ha valori tecnici molto importanti. Magari questo tipo di considerazione stride con quello che Calciopoli purtroppo ci ha consegnato. Possiamo dire questo, che esiste un calcio giocato sul campo, bello, interessante, vincente, esiste un calcio del palazzo che forse è un po' zoppicante, ma non per questo evidentemente non si può avere fiducia nel futuro. Il mondiale del 1982 si ricorda per l'urlo di Marco Tardelli. La prima volta che sono qua e mi è piaciuta moltissimo. Ho sentito dei reclami verso la città, io credo che sia giusto appoggiare una manifestazione del genere perché è veramente interessante, e soprattutto quelli che sono venuti a presentare i film hanno presentato cose molto belle, che hanno veramente tirato fuori
da quello che fotografavano e filmavano il meglio. I'm very happy and I'm so proud and I feel very touched. And I think it's just the beginning of my film journey, and I hope if I hard work and I have a little bit of luck, I can have such a great moment like today, one, maybe two more times in my life. I'm very, very happy. This is a little bit warmer here. The Arctic is a beautiful landscape, it's a beautiful land, but the most beautiful in Arctic are people. They living there, the Inuits, Eskimos, native people which live there and fighting with the our civilization and fighting with the weather, with the Arctic night and cold. I hope my film will be distributed. I hope in North America, in Canada, and I hope I can try. I will make next film about native whaler in Alaska, on Alaska, and this is my dream for today. Thank you so much. Congratulations. Thank you very much. Io sono direttore di questa rassegna soltanto da un anno e sono molto onorato di avere adesso questo incarico, ma soprattutto credo che la valenza che ha la rassegna si possa identificare intanto nell'unicità italiana. È una delle tre rassegne specializzate per lo sport in Europa, quindi l'onere è veramente tantissimo. Io credo che bisogna vedere bene tutti i film che hanno partecipato, infatti quello che a me interessava quest'anno, voglio dire con tutto rispetto per i Tardelli, i Sacchi, per carità, giusti riconoscimenti, per i grandi professionisti come Marco Civoli, Riccardo Cucchi e tutti gli altri, ma il vero significato del festival sono i film, che hanno dato un livello culturale davvero altissimo quest'anno. Io credo che In Search of Legend va visto due o tre volte, per riuscire a metabolizzarlo, perché è veramente un grandissimo film, non perché è difficile, ma perché è veramente quasi incomprensibile dove l'uomo riesce ad arrivare con la macchina da ripresa, con la macchina da cinepresa o con tutta la strumentazione adesso che la tecnologia vi permette anche con TV di arrivare in tutto il mondo. Lo Sporting Festival guarda una serie di richieste che ci sono pervenute intanto da diverse nazioni europee, due per la precisione, non voglio esagerare, da un paio di città italiane, e pertanto avevamo già deciso prima di fare questa 29esima di far diventare, nell'occasione del 30esimo anno, la rassegna cinematografica internazionale Sporting Festival itinerante, pertanto sarà patrimonio di tutti.